Per Aristotele, la filosofia nasce dal zauma, parola greca che classicamente si traduce con meraviglia. La filosofia nasce dalla meraviglia nei confronti dell'esistenza del mondo. Ma oltre al significato di meraviglia come stupore, io rimango stupito di fronte all'esistenza delle cose e cerco di spiegarne la ragione, mi interrogo sul perché dell'esistenza del mondo. Questa parola zauma contiene anche il significato di angoscia, di paura, di trauma, appunto. E che cos'è che è così traumatico? Beh, il divenire del mondo, un divenire che è dalla nascita alla morte. Questo divenire che ci colpisce e genera appunto un angosciato stupore, un trauma, appunto. Trauma che io devo superare in un qualche modo. E per superarlo, cosa dice la filosofia? Qual è l'intenzione, la direzione, la prospettiva, il progetto filosofico. La filosofia dice: io devo sapere, devo conoscere questo mondo diveniente per abitarlo in maniera adeguata, per orientarmi in questo mondo che diviene. Devo conoscerne le sue leggi, sapere la sua essenza, la sua sostanza. Cioè, io voglio sapere per potere, per avere potere, per avere potenza, essere potente in esso, su di esso, su questo mondo che diviene. Se non lo conoscessi, se non lo conosco, ne rimarrei, ne rimango travolto, rimarrei spaesato, appunto stupito di fronte a ciò che accade, all'esistente diveniente. E l'esperienza dunque originaria del mondo è l'esperienza del divenire, che è come? Com'è questo divenire? Per Eraclito questo divenire è divenire conflittuale. A questo divenire conflittuale la mia ragione rivolge il suo sguardo. Questo divenire conflittuale la mia ragione deve ascoltare. Cioè che, dice Eraclito, il conflitto, polemos, è padre e re di tutte le cose. Cioè che tutte le cose si coappartengono, si accomunano nell'opporsi, nel distinguersi le une dalle altre, e in tale distinzione si oppongono. Perché? Perché non sono statiche. Cioè, questa non è un'affermazione puramente logica. Le cose si distinguono. Le cose si distinguono muovendosi, si muovono le une contro le altre. Quindi la loro relazione è una relazione polemica, conflittuale, appunto. Ciascuna è se stessa differendo dal proprio altro, non essendo l'altro da sé, relazionandosi all'altro da sé. Dinamicità. Ed Eraclito dice: non dando ascolto a me, ma al Logos è saggio ammettere che tutto è uno. E questo uno è ciò che appunto è comune, uguale per tutti. E l'uguaglianza comune è appunto la differenza conflittuale. E dice Eraclito: questa è la Kallisten Harmonian, la armonia più bella, che è ordine, che è cosmos. Una armonia che è ordine, palintropos, dei contrari, appunto. Bisogna sapere che il conflitto è comune, che la giustizia è contesa, e che tutto accade per contesa e per necessità. Quindi il zauma è appunto il non avere consapevolezza, il non avere coscienza di questo mondo diveniente, di questo polemos, non saperlo maneggiare in un qualche modo, e quindi se ne rimane travolti, se ne rimane stupiti, appunto, senza parole, infanti, senza parole. Questo colpo del zauma, del trauma, ti spinge a sapere per potere. Appunto, abbiamo detto, io voglio conoscere il mondo per avere potere su di esso, per abitarlo, possederlo. Abitare, radice comune di habitus, habeo, avere, possedere. Io voglio conoscere per possedere uno spazio e orientarmi in esso. Chiaro, non posso pensare di annullare questo polemos, anzi, devo individuarne le leggi. Così io potrò abitarlo e superare
in un qualche modo, forse, questo è il progetto, non è detto che poi la filosofia ci riesca, tenere a bada quantomeno questo trauma, questa meraviglia angosciata. È chiaro che questo trauma non è evitabile. Il sapere parte da questo colpo originario, da questo spavento, perché è la vita che parte da qua. La vita sta in questo divenire conflittuale. Quindi l'evidenza primaria di cui si fa esperienza, il finestai originario, è appunto il divenire del mondo conflittuale, il polemos. Questo rende chiaro Eraclito. E per orientarsi in questo polemos bisogna conoscerne la natura. Però è normale che si sia spaventati di fronte a questo conflitto, perché dice Eraclito, i mortali di questo logos che è sempre, che è eterno, sono axiunetoi, dice, non sono comuni, non sono partecipi a alfa privativo xunon, non essere comuni, non sono comuni, non partecipano né prima di averne sentito parlare né dopo aver sentito parlare per la prima volta, cioè del logos, cioè della legge. La parola che dice che tutto è conflitto, i mortali non partecipano, sono sordi di fronte a questa parola. Però sapendo ascoltare questo logos si capisce che il tutto è conflittuale. E quindi, una volta che si sa che il tutto è armonicamente conflittuale, che la pace sarebbe questa armonia. Abbiamo risolto davvero il problema, abbiamo davvero posto le basi per superare il trauma, abbiamo trovato davvero la pace. Eraclito dice: l'essere sapienti è la virtù più grande, e la sapienza, Sophie, è dire il vero, aletheia legein, e agire, dando ascolto alla natura. Cataphysin, la sapienza è dire il vero e agire dando ascolto alla natura. Però ci sono almeno due però all'interno del pensiero di Eraclito. In un altro frammento, Eraclito dice che l'oracolo di Delfi, il simbolo del sapere, il sapere, quel sapere che noi dobbiamo determinare, configurare appunto per conoscere quel divenire del mondo e abitarlo, orientandoci in esso con verità, l'oracolo di Delfi non dice né nasconde, ma indica, accenna, in greco è semaini, accenna, allude. Cioè che cosa vuol dire? Vuol dire che quel sapere, quella sapienza che consiste nel dire il vero, che si consentirebbe di conoscere la verità e il logos del mondo, in realtà non ti consente di determinare pienamente, concettualmente l'ente, di sapere veramente il mondo, la verità del mondo, la verità del divenire del mondo. Ma se l'oracolo di Delfi accenna, io come faccio, pur ascoltando quel logos che è sempre e che mi dice che il divenire è conflittuale, a dire la verità, quella verità che è fondamentale per la sapienza, che sarebbe la virtù più grande. Se il Dio accenna, indica soltanto, allora il mio sapere sarà sempre mancante, costitutivamente non compiuto, non completo. Quella verità fondamentale per l'essere sapienti, la virtù più grande, non potrà essere detta pienamente. Quindi l'ascolto del Logos non sarà né compiuto, né sarà sufficiente. Primo problema. Secondo problema. Eraclito dice, sempre in un altro frammento, che la natura ama nascondersi. Physis cryptestai philei, in greco. La natura ama nascondersi. Ma abbiamo detto che per agire, cioè abbiamo detto, Eraclito ha detto che per agire bisogna dare ascolto alla natura. Ma come si fa allora ad agire pienamente, virtuosamente, se quella natura ama nascondersi? Bisogna essere sapienti e dire la verità, ma l'oracolo di Delfi accenna.
accenna, allude, indica, non ti consente di concettualizzare pienamente l'ente e bisogna dare ascolto alla natura per agire. Ma la natura ama nascondersi. Quindi, problemi, trauma non superabile. Aperta l'esperienza originaria del mondo, Eraclito indica qual è l'evidenza originaria, che è quella del molteplice conflittuale, questo è l'apparire, ma da problematizzare. Quindi cosa possiamo dire? Possiamo dire che al momento che io posso sapere e agire proprio in quanto non so mai pienamente. Abbiamo detto sapere per potere nel mondo, ma sapere e potere in realtà non coincidono, non concordano in una sintesi assoluta, definitiva. Quindi la mia prassi, la mia azione, che deve dar forma a questo conflitto, che deve ordinare il polemos che appare originariamente, è sempre in divenire, è sempre in fieri. È una prassi che non si concluderà mai. L'atto della libertà, la liberazione, il nostro essere liberi come liberarsi, come liberazione, non potrà mai realizzarsi pienamente. Cioè c'è sempre una ulteriore armonia invisibile che è migliore di quella visibile, di quella raggiunta. C'è sempre un vuoto da colmare. In questo senso, allora, il conflitto è costituente. Cioè, il conflitto fa sì che si debba sempre costituire, costruire un ordine, una superiore armonia. Ecco allora forse la Callisthen armonia, l'armonia più bella, un'armonia sempre da realizzare, un'armonia che non è mai data pienamente, un'armonia che è sempre da costruire, la nostra azione deve sempre rivolgersi ad una libertà ulteriore, ad una libertà ancora più invisibile, a cui tendere. Il nostro è un desiderium conatus infinito alla liberazione, alla costruzione di un ordine, di una armonia sempre più bella, sempre più bella, per liberare l'uomo che è gettato nelle catene del divenire.